I want the cast on the sea. Just an amissa fishing. Fucidato, fucidato. Stonne già c'è qua, c'è passione. Sto pallone, non te puoi temere. C'è non vien da mangiare, sacrificia da te. Ma un pallone da vedere c'è qua. Forza Bari. Alla vigilia di Bari Regina, qui in Fiera del Levante, vicino allo stand del Bari Calcio, qual è il tuo pensiero su questo Bari? Il mio pensiero è che speriamo che domani il fatto di trovare una squadra che non si chiude possiamo fare una bella partita, di vincere naturalmente, di chiudere le male lingue che ce ne stanno assai verso il mister e verso tutta la squadra. E notizia appunto di queste ore della chiusura dell'antistadio, tu sei favorevole o contrario a questa? Allora, non ti nascondo che a me piace andare all'antistadio, quando posso ci vado e c'è molta gente per bene che ci va. Però purtroppo a Bari non si può pretendere questo, perché c'è sempre il maleducato di turno che rovina tutto. In chiusura un pronostico, Bari Regina. Pronostico pure 1-0 al 95esimo, visto che giocando pure così così. Comunque voglio riprendere un po' di tifosi del Bari. Vedete che ha fatto la Ternana oggi col Monopoli. Forza Bari, forza forza le ali, Ueli e Ueli, la squadra nostra giudice, detta detta in serie A. Ho notato che lei sta utilizzando lo stesso modulo di Cornacchi. Sì, è abbastanza, il 3-5-2. Siamo andati alla grande. Posso chiederti? Sul 4-3-3 io. 4-3-3 va benissimo. Posso chiederti un pronostico di Bari Regina di domani sera? 2-0. Posso chiederle un pronostico di Bari Regina di domani? 1 per il Bari. Marcatori? Antenucci di Cesare. Con un tifoso del Bari, appena acquistato i biglietti per la partita di domani, che partita ti aspetti appunto domani? Comunque sono due squadre gemellate, quindi sarà abbastanza interessante. Pure anche quando c'è stato il triangolare Bari-Regina è stato abbastanza interessante come partita. Quella di domani sarà ancora meglio, perché comunque è una partita di Serie C, di campionato, quindi sarà molto avvincente. Deve essere la prima, cioè deve essere la Juve della Serie C, non deve dominare in tutte le partite, cioè è quello che si aspetta ogni tifoso. Hulk, ma il suo colorito è dipeso dalle ultime prestazioni del Bari? Sì, per forza dal Bari, perché ovviamente è una città, una squadra fortissima, quindi forza Bari! Siamo qui al punto vendita della SSC Bari. Come sta andando la vendita per quanto riguarda la partita di domani Bari-Regina? No, sta andando tutto molto bene. Infatti appena abbiamo aperto lo stand abbiamo già venduto 2 biglietti oggi. E comunque vengono molte persone a rinnovare abbonamenti e a comprare altri biglietti anche con le proprie fidanzate o figli per quanto riguarda la partita Bari-Regina. Mentre per quanto riguarda gli articoli, qual è l'articolo più venduto? Allora, finora il più venduto è la sciarpa. Al secondo posto abbiamo, va bene, le tazze, gli accendini, ma anche le magliette ufficiali, comunque le stiamo vendendo un bel po'. Quanto riguarda le maglie, qual è la più venduta delle tre? La più venduta, va bene, la classica rossa e bianca. Posso farle una domanda? Tutto quello che vuole, prego. Praticamente le Pink Bari si apprestano ad affrontare il campionato di Serie A. Lei è pronta a scendere in campo con loro? Certo, assolutamente. Io sono con voi, ci vediamo in campo. Wonder Woman ha detto sì. Ci sono!